Bene, come vedete alle mie spalle, siamo in una zona immersa in boschi di vario tipo. Si vede qualche paesino, si vede poco altro, mentre una volta tutte queste zone erano ricoperte sì da boschi, ma anche da moltissimi prati, pascoli e da piccoli coltivi sui terrazzi. Nell'ambito di questo recupero dei terrazzi, quindi viene eliminata la vegetazione arborea arbustiva e si cerca di recuperare il cortico erboso se c'è, oppure di riportare a situazioni di tipo orticolo. C'è anche un recupero di sentieristica che attualmente è immersa completamente nel bosco. Se voi percorrete un sentiero in bosco non vedete nulla, avete un panorama interno visibile di circa 50-100 metri al massimo. Quello che cerchiamo di fare adesso è quello di aprire delle visuali da questi sentieri in modo tale che percorrendoli si possa a un certo punto godere effettivamente di un panorama verso gli abitati o verso gli stessi terrazzi recuperati. E nelle opere a verde la cosa importante non è solo il progetto, quindi stabilire cosa fare lungo questi sentieri, ma è soprattutto la manutenzione successiva. L'ideale sarebbe avere questi terrazzi contornati da delle fasce a prato, anche dal punto di vista ecologico sarebbe una cosa ottimale perché ora attualmente c'è una certa uniformità ecosistemica dovuta a questa copertura boschiva completa. Quindi si cerca di attuare anche degli interventi alternativi. In particolare si cerca di mantenere lungo il percorso delle piante ad alto fusto, quasi fosse un ombrello, in modo da ombreggiare il percorso, inibire il ricaccio della vegetazione sottostante, quindi diminuire gli interventi manutentori, potando solamente i rami che occludono la vista e a valle, lungo il versante verso dove si vuole indirizzare la vista, vogliamo cercare di contenere la vegetazione, quindi eliminare tutte le chiome che sono situate lungo il nostro cono visivo. Cosa avremo alla fin fine? Avremo delle zone a ceduo semplice da tagliare ogni 8-10 anni, si vedrà, dipende dalla crescita della vegetazione, e delle zone con delle piante anche molto grandi, portate all'alto fusto, che possono contornare queste visuali. Gli interventi comunque sono sempre tarati in base al tipo di vegetazione che incontriamo. Ad esempio, se abbiamo la fortuna di passare attraverso un vecchio castagneto da frutto, la cosa migliore sarebbe effettivamente recuperare questo castagneto da frutto, in modo che anche il paesaggio, strettamente locale lungo il percorso possa essere veramente piacevole e anche vario e anche quindi istruttivo per chi lo percorre.